Allora ragazzi, visto che quando guido non ci vediamo mai una cionfa, perché ovviamente abbiamo dei fari che una lampadina fa tutto, allora ci hanno regalato questi faretti e vi dirò, io li ho provati, sono una figata. Funzionano molto bene ed erano buttati lì a fare niente. Perciò ho domandato gentilmente se qualcuno li usava e mi hanno detto no, sono lì. E allora mi hanno detto te li regalo, solo che sono un po'... ci avevano dei cavi fatti su alla buona e quindi li sto sistemando, anche perché insomma, fate voi. E allora domani, intanto che finiamo il differenziale, vediamo di mettere su, di montare anche questi, fare un po' di collegamenti e tirare un po' di cavi per la felicità di Diana. Ciao bellissimi! Allora, oggi stiamo facendo una cosa orrenda. Stiamo tirando via i miei capelli dal mio materasso extra. Non lo faccio in tutti e quattro i materassi perché non se ne parla, però guardate che roba. Li vedete? I miei capelli ovunque? Eh? Guarda qua che roba. Oggi mi metto a fare questo simpatico mestiere. I capelli sono la parte, il nemico numero 2 della van life. Come sapete, il nemico numero 1 è il taglio fatale della cipolla e questo è il nemico numero 2, i miei capelli che sono onnipresenti. Ed aggiungerei che quando vai a letto, standoti attaccati al materasso, ti si infilano ovunque. Che ogni tanto ci si sveglia con un corpo estraneo in mezzo alle chiappe, sono i miei capelli. E allora ho promesso a Marco che si è stufato della situazione di liberarmi di questo visitatore sgradito. Poi a volte si bloccano, si incastrano proprio nei pori del materasso e non c'è verso di tirarli via, bisogna proprio star lì con forza a tirarli, cioè veramente. Porco due. Avete presente il gatto con gli stivali di Shrek con la palla di pelo? Più o meno la sensazione è quella, fare questo lavoro. Forse non lo vedete perché se non è in controluce non si vede, ma è una cosa assurda. Sì che me li spazzolo, come cavolo fanno a ridursi così? I miei capelli conquisteranno il mondo, non è vero che lo conquisteranno i gatti, saranno i miei capelli. Secondo me un giorno formeranno un'immensa palla, prenderanno vita e agiranno in stile medusa un po' da soli, diciamo. Signori, io ho adottato delle tecniche particolari veramente notevoli in base alle zone di dolore, cioè dal ginocchio in giù silky peel, dal ginocchio in su fa troppo male, quindi si fa la lametta sotto la doccia. E giusto vero l'interno coscia, quel punto maledetto qua proprio a lato, alla fine delle cosce qui,
dove hai tipo non dei peli, ti vengono su degli spaghetti al nero di seppia praticamente. Ecco, lì sono così orribili da vedere che li faccio col Silky Peel, anche se fa un male boia, perché almeno sto un mese tranquilla. Anche perché bisogna calcolare la differenza, cioè nella coscia in generale di solito sono più sottili, un po' biondi. Se fai la lametta e non la fai per 2 settimane neanche si nota quasi, almeno nel mio caso. Però il punto, la striscia dell'interna coscia, cavolo se si vede, e quella lì cresce rapidissima, soprattutto se c'è caldo, quindi quella la faccio con la stessa frequenza che dal ginocchio in giù. Quindi ci sono tutte delle tecniche miste, intrecciate, per farsi il pelo, per provare il meno dolore possibile. Rosso blu, ma vaffa,
Blu hai detto? Blu. Ai che cazzo. C'è troppa roba. Tu salti il turno. Così tocca ancora a me. E questo. Ma dai, ma va. Beh. No, ultima. Vabbè. Ma che oh, no. È? Oh, no. Mi prendi in giro? No, cioè, non è possibile. Che cacchio. Allora, se è l'ultima, ti è. No, il più 2 e il più 4 non si accumulano. No, non si accumulano. Non si accumulano. Te lo dico io. Ributta e pesca. Rosso. Tocca a me, cosa vuoi tu? Hai pescato? Hai detto rosso. Ah, tocca. Tocca a me. Tocca a te, vai. Tiè. Ma poi perché butti il rosso dopo il giallo? Cazzo, perché avevo visto un più 4 e mi sono autoconfusa. Toh. Sempre un 2, eh. Mm-hmm. Non riesco a tenerla in mano. È una fanculo. E vabbè, però, ma che è? Scusa. Rosso. Vabbè, almeno su quello siamo d'accordo. Allora, tu stai. Buono. Non ci stanno in mano. Dai, tocca a te. Ah, sì? Eh sì. Che minchia di carte hai in mano, ma brutto, schifido. Allora, c'ho un cazzo. Tentiamo la suerte. Verde. Ultima. Tac, è uguale, tu stai fermo. Perché? Peschi, peschi, però stai fermo. Dopo. C'è sul 7. Sì. Accendo la luce. Ultima. Sì, vabbè, sbuona. Ultima. Quello lì è il più 4. Meow. E non c'è un cacchio. Vaffanculo, non posso fare niente. No. No, ma mi prendi in giro. Cioè no, non ci credo. Ho fatto tutto da sola. Ma che. Non te la do per un mese, sappilo. Ci sono i biscottini se vuoi, però. Fai svegli gli altarini. Tanto se uno vuole imparare a fare il macrame basta che si guardi su internet. Sì, è pieno. Photoshop. Whether it is trees in the forest or a simple window in a room, the concept remains the same. All we need is a couple blend modes and a filter. That's it. So without any further ado, let's get started. And if you want to go ahead and download this for and follow along, you already know what to do. Check the links in the description. To get started, let me give you a clue. Have a look at this image. Here we have a forest, and here we have some openings, some bright areas. So we already have the bright. Thank you.
Sai, Tupino, stavo pensando una cosa. Sei con la faccia, struzzo. Va bene, scusa, Stai pensando? Stavo pensando che in realtà secondo me stiamo guardando tutta questa cosa che ci sta succedendo da una prospettiva completamente sbagliata. Cioè, nel senso, no. Ok, siamo sfigati, è vero. E stavo pensando, secondo me, pensala così, il nostro momento qui è sfigato, però è temporaneo. Noi di fatto siamo comunque persone che vengono dal primo mondo e che un giorno ritorneranno al primo mondo, grazie che mi giro gli angeli. E già il fatto di poter mangiare queste cose, la tua pasta senza glutine che costa 7 volte più di una pasta normale. Che fastidio questo rumore. Pentola. E io che posso mangiarmi, com'è che si chiamano, raviolini di queso, vabbè, non sono proprio agnoli, però pseudo. Che costano più della tua pasta qui, anche se tu ne mangi triplo. Vabbè, il punto non è questo, il punto è che siamo fortunati perché possiamo permetterci questo rispetto alle persone del luogo. Loro vivranno qui sempre, non avranno mai le possibilità che abbiamo avuto noi. E Quindi? quindi siamo sfigati, cioè siamo sfigati in sto periodo, però siamo veramente molto fortunati. Stavo pensando perché ho fatto una strana connessione tra gli agnolini e casa tua. Ho pensato ai tortellini di tua nonna e ho pensato alla differenza a quanto cacchio sono buoni rispetto a questi tortellini, ovviamente. E allora mi sono immaginato una scena dove io sono a casa dei tuoi e mi stavo mangiando i quei tortellini e mi veniva da piangere quasi perché erano buonissimi e pensavo alla fortuna che avevo a poterli mangiare, invece pensavo che forse mi darebbe un po' di shock in questo momento, perché non sono più abituata a questo lusso e penso quasi che non è giusto che io possa avere questo lusso rispetto ad altre persone che sono qui. E che non avranno mai questa fortuna. Penso che quando tornerò in Italia avrò un discreto shock culturale. Io con le mie intolleranze sicuro. Ma non quello, nel senso che mi staranno proprio sul cazzo non so, più vivo qui, più mi dà fastidio avere certe cose. Più il mio minimalismo si fa acuto. Sai? So che non mi puoi capire dopo esserti ucciso di 300 grammi di pasta, maledetto. Vabbè, non è come quella di mais, è più pesante, non è così leggera. Ti sfama questa, davvero. Non so se ho L'altra paura, vado. fa finta di sfamarti. No, sono solo stanco di mangiare Le sempre. stesse cose. Sono 9 Lo so, giorni. amore, con la tua intolleranza qui è difficile trovare qualcosa di commestibile. Man mano che stiamo male per una cosa o con l'altra, la scartiamo. Però, come dicevo, la nostra situazione qui è temporanea. Pensa a quelli che non hanno mai visto niente di diverso, che mangiano sempre il riso in bianco e 2 ossette di pollo da spolpicchiare lì a malapena. Perché non avranno mai altro, cioè, quanto mi sta sulle palle. Non lo so. Però d'altronde le cose. Ah no, purtroppo la Cioè. disparità del mondo non Non la è che cura l'abbiamo deciso noi, non la cura una cioè. persona, no, per carità. Però Purtroppo. stammi sul cazzo. Sì, certo. Cioè, a volte io ci penso e penso, vabbè, è vero che i miei non sono più tanto giovani, però io comunque una casa dove tornare volendo, se voglio, per ancora qualche anno ce l'ho. Sarò definitivamente homeless. Però penso che tornerò in Italia e veramente mi troverò davanti un piatto di tortelle e dirò, porco due. Non credo di riuscire più a godermi le stesse cose di prima con lo stesso spirito di prima. So che tu stai. C'hai una faccia come per dire: sti cazzi, io mi sfondo di qualunque cosa appena torno. È vero, però mi vengono i sensi di colpa. Non dico che non mi sfonderò, ovviamente mi sfonderò perché non puoi farci nulla, però. Che devo fare? Sono buoni. Però effettivamente.
Se tu guardi i supermercati, quelli internazionali, dove puoi trovare queste cose, qui sono sempre semi vuoti. Perché l'ultima volta c'era un paio di stranieri. Della Madonna. Oh? Dei prezzi della Madonna. Non so. Cioè, cazzo. Cioè, sono due, due turtlina, come si dice. Cioè, non me lo dire, Marco. L'ultima volta che abbiamo fatto la spesa, ti ricordo che abbiamo speso 40 rotti dollari. 45 dollari per la spesa del supermercato e 6 dollari. Ma cos'erano? 60 bolivianos, 8 dollari 8 e mezzo, dollari, sì, 8 euro e mezzo per quello che abbiamo fatto al mercato. Ne abbiamo preso delle borse, più o meno la quantità della merce era uguale, eh. Forse leggermente di più quello che abbiamo preso al supermercato, ma non da giustificare, cioè, 6 volte il prezzo. Sono d'accordo. Sono troppo. Non dovresti, lo sai, vero? Soffia. Senza magari spargere il brodo ovunque sopra il mio telefono. Ma che cazzo? Io duri. Te l'ho detto. Non mica cotti. Ma è quello che c'è dentro, sai, non si cuoce mai. È formaggio, non è carne. Sono tortelline di formaggio. Quello che c'è dentro non si è mai cotto, ci ho provato tenendoli su mezz'ora, ma si è fatto così. È il loro concetto di tortellino. Lo so. È per quello che stavo pensando ai tortellini di tua nonna. Vabbè, ma tu non ti accontenti mai però, eh. Beh, sei stato tu il primo a lamentarti. Sei tu che pensavi ai tortellini di mia nonna? Sognare è lecito. Pure la luce.